Quando decideranno di uccidermi, i primi a morire saranno loro. Le parole di Paolo Borsellino sono spesso ricordate dalla moglie nei racconti della tragedia di Via D'Amelio, un dramma che il magistrato avrebbe evitato, racconta la signora Agnese. Ecco perché spesso usciva da solo a comprare il giornale o le sigarette, quasi a mandare un messaggio ai suoi carnefici, perché lo uccidessero quando lui non era in compagnia dei suoi angeli custodi. Non è andata così. A scortare il magistrato c'era anche Emanuela Aloi, 24 anni, prima donna assegnata alla scorta di Borsellino e vittima della mafia. Oggi sarà dedicata la giornata non solo al ricordo delle vittime innocenti della strage di Via D'Amelio, ma soprattutto alle donne, a tutte le donne, alla loro scelta per quel senso di Stato. Ce lo siamo ripromessi 28 anni fa, quando appunto alle mamme delle giovani vite strappate nella strage di Capaci in Via D'Amelio, abbiamo promesso che avremmo continuato a fare memoria e ad esercitare l'impegno. E giornate come queste, appunto, servono a rinnovare quella promessa. In occasione dei 31 anni dalla strage di Via D'Amelio, Libera Basilicata, il CESTRIM, la Fondazione Nazionale Antiusura Interesse Uomo, il Presidio Legalità e l'Associazione Articolo 21 hanno ricordato le storie, il sacrificio e l'esempio degli eroi uccisi dalla mafia. Ma la memoria è fondamentale, perché purtroppo in questo paese la memoria corta e quindi le conquiste che ci sono state rischiano di essere travolte proprio dal fatto che, non essendoci memoria del passato, dei guasti che ha creato la mafia, si rischia di ricadere negli stessi errori. In quella calda domenica del 19 luglio del 92 furono in 6 a morire, con il giudice Borsellino, bersaglio principale, e i 5 agenti, Agostino Catalano, Claudio Traina, Walter Eddi Cosina, Vincenzo Limuli e la giovanissima Emanuela Loi, prima donna a far parte di una scorta e anche prima donna della Polizia di Stato a cadere in servizio, e a lei e alla moglie di Falcone, Francesca Morvillo, che è stato dedicato l'incontro a Potenza con i rappresentanti delle istituzioni civili e della magistratura, donne e uomini che ogni giorno lavorano per il bene dell'Italia. Borsellino, insieme a Falcone, è stato colui che ha elaborato un metodo di lavoro contro la mafia che usiamo dopo 30 anni. Noi sono stati i primi nel mondo a inventare un sistema stabile di investigazioni mirato sulla criminalità organizzata. Da qui hanno imparato tutti. E Borsellino come Falcone hanno davvero contrastato la mafia ai livelli altissimi, laddove Falcone diceva ai livelli di menti raffinatissime. Quando si mettono le mani ai livelli di menti raffinatissime, il dopo penso sia inevitabilmente di questo tipo. Penso che in questo momento la cosa di cui più ho paura non è tanto la perdita della memoria, d'altronde sono 31 anni che ricordiamo queste stragi, la cosa che più mi spaventa in questo momento è la memoria strumentalizzata, distorta e offuscata, questo sì.